Carmen Consoli è una delle cantautrici più amate e originali della musica italiana. Nata a Catania, in Sicilia, il 4 settembre 1974, ha iniziato ad avvicinarsi alla musica fin da bambina, grazie all'influenza del padre, che le ha trasmesso la passione per la chitarra. Da piccola, Carmen ha suonato in diversi gruppi locali, ma il suo vero talento è emerso quando ha iniziato a scrivere e interpretare le sue canzoni. Il suo stile musicale è unico. Carmen Consoli mescola rock, pop e musica tradizionale siciliana. I testi delle sue canzoni sono profondi e poetici, spesso parlano di temi come l'amore, la solitudine e la vita quotidiana. Uno dei suoi primi successi è stato Confusa e Felice, un album che l'ha fatta conoscere al grande pubblico e che ha segnato l'inizio della sua carriera di successo. Nel corso della sua carriera, Carmen Consoli ha pubblicato molti album e ha collaborato con artisti italiani e internazionali. È stata spesso definita la cantantessa, un termine affettuoso che sottolinea il suo ruolo importante nel panorama musicale italiano. Ha partecipato a numerosi festival e ha ottenuto premi prestigiosi per la sua musica e i suoi testi. Un aspetto interessante della vita di Carmen Consoli è il suo forte legame con la Sicilia. Nonostante la fama e i successi, ha sempre mantenuto un profondo attaccamento alla sua terra d'origine, che spesso si riflette nelle sue canzoni. Ha detto in molte interviste che la sua isola è una fonte di ispirazione continua. Carmen è anche una persona molto riservata sulla sua vita privata. Non ama stare troppo sotto i riflettori quando si tratta della sua famiglia, ma è noto che è una mamma molto attenta e affettuosa. Inoltre, è impegnata in diverse cause sociali, come la lotta per i diritti delle donne e l'ambiente. Carmen Consoli ha lasciato un'impronta importante nella musica italiana, e la sua carriera continua a ispirare generazioni di fan e artisti. Carmen Consoli è una delle cantautrici più amate e originali della musica italiana. Nata a Catania, in Sicilia, il 4 settembre 1974, ha iniziato ad avvicinarsi alla musica fin da bambina, grazie all'influenza del padre, che le ha trasmesso la passione per la chitarra. Da piccola, Carmen ha suonato in diversi gruppi locali, ma il suo vero talento è emerso quando ha iniziato a scrivere e interpretare le sue canzoni. Il suo stile musicale è unico. Carmen Consoli mescola rock, pop e musica tradizionale siciliana. I testi delle sue canzoni sono profondi e poetici, spesso parlano di temi come l'amore, la solitudine e la vita quotidiana. Uno dei suoi primi successi è stato Confusa e Felice, un album che l'ha fatta conoscere al grande pubblico e che ha segnato l'inizio della sua carriera di successo. Nel corso della sua carriera, Carmen Consoli ha pubblicato molti album e ha collaborato con artisti italiani e internazionali. È stata spesso definita la cantantessa, un termine affettuoso che sottolinea il suo ruolo importante nel panorama musicale italiano. Ha partecipato a numerosi festival e ha ottenuto premi prestigiosi per la sua musica e i suoi testi. Un aspetto interessante della vita di Carmen Consoli è il suo forte legame con la Sicilia. Nonostante la fama e i successi, ha sempre mantenuto un profondo attaccamento alla sua terra d'origine, che spesso si riflette nelle sue canzoni. Ha detto in molte interviste che la sua isola è una fonte di ispirazione continua. Carmen è anche una persona molto riservata sulla sua vita privata. Non ama stare troppo sotto i riflettori quando si tratta della sua famiglia, ma è noto che è una mamma molto attenta e affettuosa. Inoltre, è impegnata in diverse cause sociali, come la lotta per i diritti delle donne e l'ambiente. Carmen Consoli ha lasciato un'impronta importante nella musica italiana, e la sua carriera continua a ispirare generazioni di fan e artisti.